un evento importante quello di questi 3 giorni, il 13, 14 e 15 novembre qui all'ospedale, abbiamo detto appunto l'ospedale aperto. In cosa consiste e che cosa vuole rappresentare? L'ospedale normalmente è sempre aperto. Con questa affermazione di ospedale aperto intendiamo aprire l'ospedale alla città e ai cittadini in maniera tale da presentare un'immagine dell'ospedale che sia quanto più vicina al cittadino, messo al centro della scena di cura, dove chiaramente gli operatori e tutto ciò che ruota attorno alla salute ruota attorno al paziente. Abbiamo voluto anche inserire questa manifestazione nell'ambito della giornata mondiale del diabete, perché chiaramente celebriamo anche i pazienti diabetici, celebriamo soprattutto la prevenzione. I due pilastri della prevenzione sono una sana alimentazione e il movimento. Per questo abbiamo favorito una serie di interventi dei mercatini biologici che hanno creato una situazione nuova all'interno di un'azienda ospedaliera, che è quella di creare un vero e proprio mercatino bio, e soprattutto grazie all'apporto delle palestre siamo riusciti ad avvicinare i ragazzi al movimento, allo sport e all'intrattenimento e soprattutto all'educazione sanitaria.